Ci troviamo nella splendida baia di Carta Romana, di fronte proprio al Castello Aragonese. Noi l'abbiamo raggiunto in una maniera spettacolare, con una barca, c'è un servizio navetta che da Ischia Ponte traghetta tutti quelli che vogliono venire a mangiare dalla Signora Maria. Signora Maria come ristorante da Maria, dove ci troviamo sulla terrazza, ristorante con albergo, e adesso ci facciamo raccontare dalla titolare quali sono i vostri piatti, la vostra cucina. Allora, niente, la nostra cucina è semplice, è una cucina ischitana, tramandata da generazioni, e cerchiamo di portarla sempre avanti perché giustamente è una buona cucina. Facciamo dagli spaghetti oltremare, che è il nostro piatto forte, al pacchero alla Maria, alla classica frittura di paranza fatta a modo nostro, dei pesci arrosto, grigliate miste. E al di fuori degli itinerari classici, sempre nel comune di Barano d'Ischia, siamo all'azienda Costa delle Caranfe. Qui abbiamo Antonio Mattera. Questa azienda è giovane, da alcuni anni incomincia a produrre massimo 5.000 bottiglie. Sono tre vini bianchi e due rossi. Provengono da uve autoctone, in particolare Biancolella e Forastera. Sono dei ceppi che sono riemersi qui in questa zona, dove da sempre è esistita la viticoltura, quindi a vocazione enoica. Eccoci sopra Barano d'Ischia a 400 metri di altezza. Adesso ci dirigiamo agli alveari, ci siamo dovuti attrezzare per vedere proprio il favo del miele delle api. Siamo Ischia Porto, ristorante La Bitta. Sono insieme a un signore che tutti chiamano Ciccio, che è il titolare, però si chiama Francesco Scotti, e sono su questa strada con questa attività da oltre 20 anni con la ristorazione, e facciamo un tipo di cucina con del pescato, una cucina tradizionale ischitana che si basa molto sulle verdure, su vecchie ricette, diciamo appena appena un pochino rivisitate, in modo che possono piacere un po' in più ai giovani. In tema di rivisitazione, so che avete una vostra proposta particolare della pasta con le patate. Ci racconti la ricetta? Noi con la pasta e patate, invece di farla tradizionalmente, che è una vecchia ricetta pure contadina, fatto tipo zuppa, noi la facciamo più tipo un po' più asciutto, tipo un risotto. E alla fine usiamo dei prodotti aggiunti, tipo la prole, il pecorino, per dare un po' di profumo a tutto questo, a tutto questo insieme. E siamo qui con la famiglia di Costanzo al completo. Abbiamo Giuseppe, Anna e figli Raffaele e Francesco. Dopo aver visto la produzione è il momento di assaggiare qualcosa. Cosa ci hai messo, Anna, sul tagliere? Allora, c'è il capocollo, la pancetta e il nostro salame di coniglio, accompagnato da un buon pane casareccio fatto a mano.